Sesso e potere nella storia. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Questa è una parentesi nella storia dell'intreccio umano che supera di gran lunga i limiti di una camera da letto. Sono raccolte qui alcune storie esemplari, selezionate per dimostrare che, talvolta, un approccio audace alla sessualità può portare vantaggi e traguardi altrimenti irraggiungibili. Il sesso ha sempre giocato un ruolo cruciale nella storia. Forse questo è ciò a cui si riferiva il pittore francese Gustave Courbet, quando nel 1886 intitolò L'origine del mondo, un suo capolavoro che ritraeva in primo piano gli organi genitali di una donna anonima. Per raggiungere il potere, uomini e donne hanno sempre sfruttato tutti i mezzi a loro disposizione. Molti dei personaggi che incontreremo si sono avvalsi delle qualità estetiche fornite dalla natura, sfruttando non solo il sesso, ma anche la crudeltà, l'astuzia e l'intelligenza per raggiungere i loro obiettivi. Molti di questi personaggi sono donne che, grazie alla loro bellezza, ma anche alla loro intelligenza, ironia, intuizione e perseveranza, hanno conquistato il potere e persino cambiato il corso della storia dei regni e degli stati. Anche gli uomini, abbandonando il tradizionale ruolo di cacciatori, spesso hanno preferito diventare prede per conquistare una fetta di autorità nei paesi in cui vivevano. In civiltà passate, il sesso aveva anche una valenza religiosa e sociale. In molte culture, l'unione sessuale era considerata un atto sacro e rivestiva un ruolo centrale nella pratica religiosa. La possibilità di procreare era vista come un'occasione per avvicinarsi al divino, imitando gli dei che avevano popolato la terra. Il piacere sessuale portava all'estasi e alla purificazione della mente. Quindi le pratiche sessuali, sia etero che omosessuali, erano parte integrante di molti rituali. Nelle religioni pagane c'erano rituali che includevano matrimoni sacri nei templi, riti iniziatici e culti misterici a sfondo erotico, oltre a orge sacre che si credeva propiziassero la fertilità dei campi. Queste pratiche avevano radici nelle epoche preistoriche, in cui si praticava il culto della grande dea, enfatizzando la figura femminile non solo come oggetto erotico. Con lo sviluppo di società più complesse, le divinità maschili presero il sopravvento su quelle femminili, manifestando spesso caratteristiche eroiche e guerriere, mentre le divinità femminili assumevano tratti erotici ancora più marcati. Tra gli dei greco-romani, tutti caratterizzati dalla loro sessualità, spicca Zeus, il più libertino tra le divinità maschili, che corteggiava ninfe, dee e mortali. In Oriente, come nell'antica India, il Kama Sutra era considerato un testo religioso ancor prima che erotico. Nell'antichità, il sesso giocò un ruolo significativo nello scatenare conflitti bellici. Omero racconta di una guerra combattuta per una donna, Elena. Tuttavia, i veri motivi dietro l'assedio di Troia erano legati principalmente a questioni di potere politico ed economico. Anche lo storico romano Tito Livio narra di guerre scatenate per motivi sessuali, come il rapimento delle donne sabine da parte dei romani. Questi episodi dimostrano come il sesso fosse spesso utilizzato come strumento politico e di dominio. La storia ci ha insegnato che il fascino femminile, unito all'astuzia e all'ingegno, ha spesso sconfitto la forza e il potere maschile. Cleopatra VII. Filopatore è un esempio emblematico di questo potere seduttivo, capace di influenzare il corso della storia attraverso le sue relazioni con uomini potenti come Cesare e Marco Antonio. Anche se talvolta condannata dalla storia, Cleopatra ha tentato di proteggere l'autonomia politica dell'Egitto utilizzando il suo fascino per Cleopatra VII. Filopatore è un esempio emblematico di questo potere seduttivo, capace di influenzare il corso della storia attraverso le sue relazioni con uomini potenti come Cesare
e Marco Antonio. Anche se talvolta condannata dalla storia, Cleopatra ha tentato di proteggere l'autonomia politica dell'Egitto, utilizzando il suo fascino per la posizione del suo regno. La sua figura rimane un simbolo del potere e della seduzione femminile attraverso i secoli. Nell'antica Grecia del IV secolo avanti Cristo visse un'affascinante e intrigante Etera, nota con il nome di Frine. Originariamente chiamata Mnesarete, Frine era un soprannome che significava ranocchietta. Di origine libera, all'inizio della sua vita, lavorava in lavori umili, ma successivamente divenne una prostituta molto ricercata e di grande ricchezza. Nel corso della sua vita diventò l'amante musa di importanti figure come il famoso scultore Prassitele, il celebre pittore a pelle che la ritrasse come Venere emergente dalle acque, e l'oratore democratico Iperide, noto per la sua opposizione decisa alla politica imperialista di Filippo il Macedone e Alessandro. Anche un membro dell'Areopago di Atene, chiamato Griglione, fu tra i suoi amanti. La leggenda narra che Frine, grazie alla sua grande ricchezza, offrì di finanziare la ricostruzione della città di Tebe, rasa al suolo da Alessandro Magno nel 335 a.C., a condizione che i tebani incidessero un'iscrizione che recitasse «Alessandro l'ha distrutta, l'Etera Frine l'ha fatta risorgere». Questo gesto provocatorio sfidò il moralismo dei conservatori, per i quali era impensabile che il nome di un'Etera fosse inciso su edifici pubblici. Tuttavia, tra il 350 e il 340 avanti Cristo, Frine fu portata davanti al tribunale di Atene con l'accusa di aver offeso gli dei a causa del suo comportamento licenzioso e della sua evidente ricchezza. Il suo difensore, Iperide, la condusse in un punto dell'aula del tribunale dove tutti potessero vederla e le strappò le vesti esclamando «Come può una bellezza simile offendere gli dei?». Grazie a questa mossa, Frine evitò la condanna a morte. Se Frine voleva riedificare Tebe, un'altra Etera, Taide, voleva vendicare Atene, distrutta dai persiani nel 480 avanti Cristo. Taide faceva parte delle cortigiane al seguito di Alessandro Magno. Durante l'invasione dell'Asia Minore da parte di Alessandro, Taide convinse il sovrano macedone a incendiare la reggia persiana di Persepoli durante una notte di festa, bevute e sesso. Un'altra donna dal carattere sfacciato fu Kaizuran, la concubina del califfo di Baghdad al-Mahdi, vissuta nell'VIII secolo. Kaizuran, una quaina, cioè una schiava dotata di conoscenze in poesia, danza, musica e canto, divenne la preferita del califfo e Gili diede due figli. Alla morte del califfo, il figlio maggiore, Musa al-Hadi, salì al trono come previsto, ma Kaizuran intuì che non sarebbe stato disposto ad accettare le sue ingerenze e presto Musa fu ucciso. Il suo secondogenito, Harun al-Rashid, divenne il nuovo califfo e sotto il suo regno il potere di Kaizuran continuò a crescere fino alla sua morte. Una storia simile si ripeté secoli dopo con la schiava ucraina Roxelana, nota anche come La Rossa. Inizialmente nota come Aleksandra Lisovska, fu comprata al mercato degli schiavi di Istanbul dal gran visir Ibrahim Pasha e poi donata al sultano Solimano il Magnifico. Attraverso il suo fascino e la sua intelligenza, Roxelana riuscì a sposare Solimano e ad assicurare il trono per i suoi figli, Bayezid e Selim, eliminando il figlio avuto dal precedente matrimonio di Solimano. Mentre alcune donne hanno utilizzato il sesso per ottenere potere e ricchezza, altre sono state sfruttate per conservare il potere. Un esempio è Xixi, vissuta nel V secolo in Cina, che fu utilizzata dal re Gu Jian del regno di Yue per vendicarsi del re del regno di Wu che lo aveva sconfitto. Anche nella Roma dei Papi ci sono stati esempi di donne spregiudicate che hanno utilizzato il sesso per ottenere potere. Un esempio è Marozia,
che dominò la Roma del X secolo. Marozia riuscì a manipolare almeno 8 pontefici e contribuì all'ascesa di suo figlio Giovanni XI al soglio pontificio. Tuttavia, la sua carriera finì male quando suo figlio Alberico II la sconfisse e la imprigionò. La storia ha visto molte donne usare il sesso come strumento per ottenere potere e influenza. Veronica Franco, celebre cortigiana del Rinascimento, utilizzò la sua intelligenza e il suo fascino per influenzare la vita politica di Venezia. Madame du Barry, sostituendo Madame de Pompadour come amante del re Luigi XV di Francia, influenzò gli affari di Stato prima di essere ghigliottinata durante la Rivoluzione francese. Anche la contessa di Castiglione utilizzò il suo fascino per influenzare Napoleone III e promuovere l'unità italiana. Infine, Bella Otero, celebre ballerina del primo Novecento, divenne un'apprezzata confidente di molti uomini potenti del suo tempo. Quando invece sono le donne a detenere il potere, le dinamiche si invertono, ma rimangono fondamentalmente le stesse. Giovanna II d'Angiò, regina di Napoli dal 1414 al 1435, è passata alla storia con vari epiteti: Giovanna la cacciatrice di uomini, sovrana lussuriosa, Giovanna l'insaziabile, la regina dai 100 amanti. Fu generosa con i suoi amanti, ma anche vittima di individui desiderosi di potere. Tra i suoi favoriti si annoverano Pandolfello Alopo e Gianni Caracciolo, entrambi ricompensati con il titolo di Gran Siniscalco. Leggende popolari hanno alimentato un'immagine distorta di Giovanna II, come quella che narra della sua presunta botola segreta presso Castelnuovo, dove avrebbe fatto scomparire gli amanti esausti. In realtà, Giovanna II non riuscì mai a esercitare appieno il suo potere, non tanto a causa delle sue passioni amorose, ma piuttosto per la sua inesperienza e la manipolazione da parte di individui ambiziosi. Anche la storia di Sofia Augusta Federica, nota come Caterina II di Russia, evidenzia la fame di sesso e il suo utilizzo come strumento di potere. Utilizzò i suoi amanti per salire e mantenersi al potere, con Grigori Orlov, che la aiutò a eliminare il marito Pietro III. Caterina II coltivò la sua passione per gli uomini, vantando una lunga lista di amanti premiati per i servigi resi, tra cui Stanislao Poniatowski e Grigorij Potemkin. Nonostante le sue vicende amorose, Caterina è ancora oggi considerata una sovrana illuminata. Mentre il sesso è stato storicamente una leva di potere, l'esclusione dall'atto sessuale ha dispensato autorità e prestigio agli eunuchi, uomini sottoposti a castrazione. Questa casta acquisì ruoli di rilievo nella società, sia come custodi di ginecei e harem, sia come funzionari di alto rango e valorosi guerrieri. La loro astinenza sessuale e la fiducia derivante dalla loro fedeltà li resero idonei a incarichi di responsabilità. Celebre è il caso di Carlo, noto come Farinelli, un castrato famoso per le sue doti canore nel Settecento. Nell'età contemporanea, il sesso illegale è spesso diventato un'arma per far perdere il potere o screditare un rivale. Lenin fu uno dei primi teorici a utilizzare lo scandalo come arma politica, esortando i giornalisti a diffamare i potenti del regime zarista prima della rivoluzione russa del 1917. Scandali come quello del ministro britannico John Profumo nel 1963, coinvolto con una modella, e quello del presidente americano Bill Clinton nel 1998 con la stagista Monica Lewinsky, hanno dimostrato come il coinvolgimento in affari sessuali possa danneggiare la carriera politica di un individuo. Anche in Italia, casi come quello del parlamentare Cosimo Mele nel 2007 e le vicende tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna hanno acceso i riflettori sulle relazioni tra sesso e potere.
iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.